Qualche giorno fa ho visto al cinema Assassinio sul Nilo, secondo film sulla figura dell'investigatore Hercule Poirot, diretto e interpretato da Kenneth Branagh, tratto dal racconto Morte sul Nilo di Agatha Christie. Vi anticipo fin da subito due cose. Il video sarà completamente no spoiler. Non sarà una recensione del film, ma più un discorso generale sulla figura di questo nuovo Poirot portata su schermo. Andremo ovviamente a parlare di Assassinio sul Nilo, ma senza scendere troppo nello specifico. A differenza del precedente Assassinio sull'Orient Express, questo successivo capitolo non mi è proprio piaciuto. Partiamo con il dire che personalmente non ho letto i due romanzi dai quali queste pellicole sono tratte, ma a prescindere da ciò, valutando esclusivamente i film, il primo mi era piaciuto, mentre il secondo molto meno. Dopo Assassinio sul Nilo, appena uscito dalla sala, mi sono messo a ripensare a quello che avevo visto, a riflettere sul film, e la prima domanda che mi è venuta in mente è stata: ma possibile che la storia scritta da Agatha Christie sia davvero questa? Mia sorella, che era con me a vedere il film e che a differenza mia ha letto il romanzo originale, mi ha subito confermato quello che pensavo, e cioè che questo Assassinio sul Nilo aveva davvero poco a che fare con la storia da cui è tratto. Quando sono tornato a casa, anche nei giorni successivi alla visione, mi sono messo a fare qualche ricerca, sia per quanto riguarda Assassinio sull'Orient Express che per questo nuovo Assassinio sul Nilo, per preparare il video. Ovviamente anche per Assassinio sull'Orient Express sono stati apportati dei cambiamenti per la trasposizione. Ad esempio, un personaggio che nel romanzo aiuta Poirot nelle indagini, nel film viene completamente tagliato per favorire un ritmo più veloce, più dinamico, perché tale personaggio era presente soprattutto in semplici conversazioni tra lui e l'investigatore. Un altro personaggio invece viene cambiato, non tanto da un punto di vista narrativo, ma per aggiungere un tocco di modernità alla pellicola, perché il personaggio precedente, scritto dalla Christie, era molto anni 30, troppo anni 30, e quindi si è preferito dare una svecchiata con questo cambiamento, che però non stona affatto. Ci sono, per forza di cose, dei cambiamenti tra la storia originale e il film, ma non danno alcun fastidio, e soprattutto c'è un motivo per il quale sono stati apportati, hanno una loro ragione d'esistere. C'erano poi, oltre alla trasposizione, altri lati positivi. La regia era buona, attenta, studiata per riuscire a rappresentare gli angusti spazi come quelli di un treno d'epoca, senza però far sentire mai lo spettatore soffocato dai claustrofobici ambienti. Poi c'erano le scenografie e i costumi che ti facevano subito entrare nell'atmosfera dell'epoca, e le interpretazioni degli attori le ho trovate tutte molto piacevoli. La scena finale poi è di gran lunga superiore a quella descritta nel libro. Rappresenta appieno il conflitto interiore di Poirot davanti a questa giuria composta dai passeggeri del treno. Complice di ciò anche le musiche ed i flashback in bianco e nero, che erano perfettamente integrati. Certo, anche quello non è un film assolutamente esente da difetti. Ad esempio, non mi era piaciuta per niente la scelta di far interpretare il personaggio della Tata a Penelope Cruz. L'avevo trovata completamente fuori luogo in quelle vesti, ma non tanto per colpa sua. Lei ci prova anche, è stato proprio, secondo me, un problema di casting. C'è poi una scena che fin dalla prima visione l'ho trovata abbastanza pessima, per non dire addirittura ridicola. Mi riferisco alla scena dell'inseguimento tra Poirot e il segretario di... come si chiama? E il segretario di Recet. Comunque, tutto sommato, al netto di qualche difetto, l'avevo trovato un buon giallo, piacevole da guardare. Quindi le aspettative per questo Assassinio sul Nilo erano, non dico alte, ma comunque positive. Il problema principale di questa seconda pellicola sul Poirot di Kenneth Branagh è che fallisce miseramente dove invece il primo capitolo aveva fatto un buon lavoro, cioè sull'adattamento. E non mi capacito di come sia stato possibile fare un tale disastro, visto che lo sceneggiatore è lo stesso. Anche in questo caso abbiamo dei personaggi che vengono completamente tagliati. Va bene, per il minutaggio, però tagliandoli vengono eliminate anche gran parte delle sottotrame che accrescevano il mistero. Altri personaggi invece vengono cambiati, ma stavolta senza alcuna logica. Non è come nel precedente capitolo, che un personaggio che richiamava troppo le ideologie di quegli anni viene modificato per aggiungere temi più moderni. Qui ci sono cose che veramente non hanno un senso. La scrittrice di romanzi rosa piccante che diventa una cantante blues. Ma perché? Che poi il blues fa pure a cazzotti con quella che è l'atmosfera del film, o almeno con quella che dovrebbe essere l'atmosfera del film. Un passeggero è deceduto, è stato ucciso, e tutti voi siete dei sospettati. E la cosa più grave, qui si arriva proprio all'incoscienza più assoluta, è che cambiandoli questi personaggi elimini il loro movente senza nemmeno preoccuparti di provare a trovargliene un altro. Così non è un giallo, anche perché i sospettati sono pochi e le indagini quasi nulle. Manca l'atmosfera, manca il mistero, manca tutto. Viene sacrificata ogni cosa per aggiungere sottotrame amorose. Persino Poirot a un certo punto si mette quasi a provarci con una, senza contare poi
la relazione omosessuale che a un certo punto viene messa in mezzo, viene buttata dentro proprio così. A cazzo di cane. Veramente, questo Assassino sul Nilo non è un giallo, è un fottutissimo film soap opera rigorosamente di colore rosa acceso, con qualche spruzzatina, leggera leggera, senza esagerare, per carità, di giallo sbiadito. Eppure, fare una trasposizione anche solo lontanamente accettabile dell'opera di Agatha Christie non era così difficile. C'erano anche già riusciti nel 1978. Dopo aver visto questo Assassino sul Nilo, sono andato a recuperarmi quello più vecchio. E non c'è assolutamente paragone. Molto, ma molto meglio. Quello sì che è un giallo piacevole da guardare. Ironico in alcuni punti, ma che riesce comunque a mantenere l'atmosfera tipica di mistero che un giallo dovrebbe avere. Anche quello non è esente da difetti, sia chiaro, che erano semplici da evitare. È decisamente troppo ripetitivo e anche lì vengono tagliate delle cose che sarebbe stato meglio lasciare. Ma comunque siamo su un altro livello. Che poi, i problemi di questo nuovo Assassino sul Nilo non si fermano di certo esclusivamente all'adattamento. Anche dal punto di vista tecnico il film non mi ha convinto. Regia e montaggio li ho trovati in alcuni punti decisamente confusionari. Non si ha mai una chiara idea degli spazi, di dove si trovino i personaggi, di dove siano le loro cabine collocate sulla nave. E la CGI. La CGI poi è qualcosa di veramente aberrante. È un Egitto veramente poco realistico, finto, quasi da cartone animato. Tutto questo però è niente se paragonato all'altro grande difetto del film. Cioè, Poirot. È Poirot il vero fulcro della vicenda, non il crimine. Un investigatore più simile allo Sherlock Holmes di Guy Ritchie, interpretato da Robert Downey Jr., che è all'investigatore ideato da Agatha Christie. Il film comincia con un flashback in bianco e nero sul passato del protagonista, passato che è stato completamente inventato da Branagh, che era già stato accennato in Assassino sull'Oriente Express, qui però viene approfondito e non aggiunge alcun valore alla pellicola. La conclusione, poi, è una scena puramente metaforica, con al centro lo stesso Poirot. Tutta la pellicola ruota attorno all'investigatore. L'omicidio non è che una scusa per vederlo agire. I personaggi si muovono stancamente attorno alla sua orbita, complice anche prestazioni attoriali che non sono decisamente memorabili. Assassino sul Nilo diventa così l'opposto della tensione. Lento, a tratti prevedibile, condito da dialoghi che non sono neanche poi brillanti. Tutto disposto per far splendere la stella di Poirot, che però alla fine risulta avere una luce a dir poco flebile, neanche lontanamente in grado di illuminare l'intera pellicola. Per concludere, Kenneth Branagh fallisce miseramente in questo secondo capitolo e personalmente spero nemmeno ce ne sia un terzo, riuscendo a rendere noiosa una storia scritta da Agatha Christie. Un'operazione a dir poco complessa, un'impresa quasi titanica. Il primo Assassino sull'Orient Express resta un buon giallo, ma è incredibile la regressione che possiamo vedere in questo Assassino sul Nilo. L'unica nota positiva è il twist finale, e qui io dico grazie al cazzo. Il twist finale l'ha scritto Agatha Christie, quello non l'hanno cambiato, perché se no erano d'arresto. Lo sono comunque per quello che hanno combinato, ma lì sarebbe stato proprio ergastolo e chiave buttata. Il mio consiglio è di non guardare questa pellicola. Se non conoscete la storia originale, leggete il libro piuttosto. O se proprio non avete intenzione di recuperare il romanzo, andate a guardare allora il film del 78, decisamente meglio. Ma non rovinatevi, come ho fatto io, questa bellissima storia con una pellicola veramente incommentabile.